Italia, blitz a Paternò, duro colpo a clan Assinnata, costola della famiglia catanese dei Santa Paola Ercolano. 14 arresti sono stati effettuati all'alba da circa 100 carabinieri nell'ambito dell'operazione di End. Emergenza senza fine, altra giornata di naufragi e sbarchi sul canale di Sicilia, dove sono stati recuperati oltre 550 migranti in due operazioni. Arrestati tre scafisti colti a pilotare i gommoni. Tentato omicidio è l'accusa nei confronti di un giovane di 25 anni che ha cercato di lanciare la madre dal balcone nel quartiere palermitano di Brancaccio. La donna, salvata dalla polizia, è stata portata in ospedale, mentre il giovane, già ai domiciliari, è stato condotto in carcere. Sotto scacco, il governo, sotto per ben 6 volte nelle votazioni del bilancio all'ARS, cede alle pressioni, trovando accordi milionari per precari, forestali ed enti locali. Approvate norme che favoriscono anche i PIP già benestanti. Ripartono i lavori. I dipendenti della Technis mostrano fiducia nel nuovo commissario giudiziario del colosso catanese, Saverio Ruperto. Venerdì si terrà un incontro al MISE con i sindacati che chiederanno garanzie sul futuro dei lavoratori. Gentili amici telespettatori, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Partiamo dalla cronaca, come avete sentito dai titoli, 14 arresti sono stati effettuati questa mattina all'alba da oltre 100 carabinieri, inferendo un duro colpo al clan Assinnata, appendice della cosca catanese dei Santa Paola. Attraverso l'operazione di End è stato possibile risalire alla ricostruzione delle dinamiche criminali del gruppo. Sentiamo Giorgia Tabita. Uno squarcio nel silenzio, quello delle sirene delle auto degli oltre 100 carabinieri che all'alba hanno inferto un duro colpo al clan dell'Assinnata, articolazione operante a Paternò della famiglia catanese dei Santa Paola. 14 le misure cautelari emesse su richiesta della DIA del comune etneo per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e traffico di droga. Tra i soggetti arrestati, inoltre, ci sarebbe il padre del ragazzo al quale lo scorso dicembre alcuni portatori dei cerei votivi durante i festeggiamenti di Santa Barbara fecero l'inchino reverenziale davanti la casa mentre questi era detenuto. La voce di quell'inchino si diffuse in fretta e su segnalazione dei carabinieri intervenne il questore di Catania Marcello Cardona, che impose l'immediato allontanamento di quel gruppo dalla manifestazione. L'operazione, denominata The End, ha permesso di risalire alle dinamiche criminali che regolavano le condotte del gruppo, definirne la struttura, le posizioni di vertice e i ruoli degli affiliati, nonché ricostruire il volume degli affari illegali nel settore delle estorsioni ai danni di imprenditori edili e commercianti del comune etneo. E non si arrestano i viaggi della speranza. Altri 207 migranti sono stati recuperati al largo delle coste di Pozzallo a bordo di un gommone. Grazie alle indagini delle forze dell'ordine di Ragusa è stato possibile risalire a 3 presunti scafisti, accusati ora di aver tratto profitto dalla traversata clandestina. Vediamo. Non si ferma l'ondata di sbarchi nelle coste siciliane, fermati 3 presunti scafisti che hanno condotto un gommone con a bordo 207 migranti al largo delle coste di Pozzallo. Si tratta di 2 nigeriane e un senegalese accusati di aver tratto profitto per far attraversare clandestinamente altri cittadini extracomunitari. I migranti provenienti da diversi paesi del centro Africa sono stati ospitati presso l'hotspot di Pozzallo e subito trasferiti a Trapani. Gli uomini della polizia di Ragusa con carabinieri e finanzieri hanno concluso le indagini in 14 ore dall'arrivo in banchina dei migranti. Grazie agli interpreti è stato possibile scovare tra i migranti gli autori del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gli inquirenti hanno scoperto che i libici non hanno fornito neanche 2 bussole, ma una sola per i 2 gommoni che sono riusciti a viaggiare insieme. La presenza di una sola bussola ha fatto in modo che i 2 gommoni, dopo poche ore, si sono separati per differenti velocità e quindi il gommone privo di bussola avrebbe potuto tranquillamente perdere la rotta e diventare quasi irrintracciabile. I migranti giunti in acque internazionali hanno chiamato i soccorsi e sono stati così velocemente salvati e condotti a Pozzallo. Nel 2016 sono 26 gli scafisti fermati in provincia di Ragusa. Lo scorso anno sono stati arrestati 150 scafisti.
scafisti dalla polizia giudiziaria. Inoltre, sono in corso numerose attività di collaborazione con le altre squadre mobili siciliane della Polizia di Stato per permettere scambi informativi utili per gestire indagini sul traffico di migranti dalle coste straniere a quelle italiane. Aveva denunciato 23 anni fa un dipendente per concussione. Un imprenditore edile di 68 anni si è suicidato nella sua abitazione con un colpo di pistola dopo aver perso la causa. La Corte d'Appello di Catania, infatti, oltre ad aver assolto il dipendente, ha condannato l'imprenditore al pagamento delle spese processuali. Il lungo iter giudiziario, avviatosi nel 1993, lo spinse a scrivere di proprio pugno numerosi memoriali. Sul caso indagano i Carabinieri. E ha cercato di lanciare la madre dal balcone di un appartamento a Brancaccio, nel palermitano. In manette per tentato omicidio il figlio di 25 anni. La donna è stata ritrovata dalla polizia con il volto ricoperto di sangue. Vediamo. La separazione dei genitori mai accettata dal figlio, l'ennesimo tentativo di convincere la madre a riallacciare i rapporti con il padre, una discussione sfociata in lite. Ha preso la madre per le gambe cercando di sollevarla e lanciarla giù dal balcone mentre quest'ultima si teneva saldamente alla ringhiera. Sbrigatevi, la butta giù! Questo è il grido di allarme alla sala operativa del 113 delle decine di persone pronte ad intervenire qualora la donna fosse precipitata giù dal secondo piano di un appartamento di Largo Giuliana nel quartiere palermitano di Brancaccio. Il tempestivo intervento degli agenti ha scongiurato che la tragedia si concretizzasse. Una volta riusciti ad entrare nell'abitazione, i poliziotti hanno immobilizzato e ammanettato il giovane. La madre, una donna di 47 anni, è stata trovata con il volto ricoperto di sangue e con diverse fratture a naso e zigomi ed è stata trasportata in ospedale dal personale del 118 con una prognosi di almeno 30 giorni. Il figlio, un giovane di 25 anni, già precedentemente posto agli arresti domiciliari, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato trasferito al carcere Pagliarelli. Sequestrati 21 container di fertilizzanti provenienti dalla Cina. Il materiale destinato alla Sicilia è stato bloccato al porto di Bari. Si sta indagando intanto per stabilire la reale composizione chimica del prodotto. Vediamo. Erano prodotti in Cina, riportavano un falso marchio Made in Italy ed erano destinati agli agricoltori siciliani. Sequestrati al porto di Bari 21 container con oltre 504 tonnellate di fertilizzanti confezionate in 20.160 sacchi da 25 kg ciascuno. I carabinieri dei NAS, congiuntamente alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Dogane, stanno indagando per stabilire la reale composizione chimica del prodotto, indicato come un semplice integratore di calcio e sodio per i terreni da coltivare. Secondo quanto ricostruito durante l'operazione, i container erano destinati ad uno dei più grandi distributori all'ingrosso di prodotti per l'agricoltura in Sicilia. Sono in corso ulteriori indagini su tutta la filiera dei fertilizzanti per stabilire l'eventuale presenza di prodotti di provenienza cinese sul territorio dell'isola. Denunciati a piede libero il trasportatore e l'importatore che avrebbe contattato i fornitori per concordare la spedizione dei fertilizzanti made in Cina. Ci fermiamo adesso per una breve pausa. Al rientro l'approvazione bilancio di ieri all'ARS. Restate con noi. Ogni giorno a migliaia di bambini vengono somministrati farmaci non sperimentati per uso pediatrico, spesso senza nessuna prescrizione né controllo medico. Ma chi li espone a questi rischi? Non dare loro i tuoi farmaci. Lattanti, bambini e adolescenti non sono adulti in miniatura. Rivolgiti sempre al pediatra. Se ti sta a cuore la loro salute, il senso della misura non basta. Vi aspetto con Status, l'approfondimento della nostra testata giornalistica, ogni giorno alle 7.30 e alle 14.30 su CTS per parlare di cronaca, politica, economia, fatti del giorno, casi del giorno che tratteremo nel corso di questo appuntamento. 30 minuti per stare insieme, 30 minuti per cercare di saperne un po' di più. GT
rtsnotizie.it, il giornale online che unisce l'informazione dei quotidiani a quella televisiva. Notizie e aggiornamenti in tempo reale, video rubriche, programmi TV on demand gratuiti, intrattenimento, sport e tanto altro. Vieni a scoprirlo su rtsnotizie.it. Non solo un quotidiano online. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore, sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif a Palermo, in via Vannantò 21. Naif, gustose tentazioni. A Palermo, il primo music club galleggiante. Dal giovedì alla domenica, dalle ore 20.30 alle 22.30, apericena a bordo della motonave The Rock Boat, ormeggiata all'interno del porto turistico Marina di Villa Igea. Buon cibo, ottime bevande e musica selezionata da Cirrone Event. Allieteranno le tue serate in un'atmosfera magica. L'entrata è libera. All'interno potrai gustare un'eccellente apericena al costo di 10 euro. Telefona al 324 98 59 095 e prenotati. Ettore Muni sarà lieto di ospitarti a bordo della The Rock Boat. Bene, amici sportivi, da Giuseppe Cinà un cordiale benvenuto. La sfida, dicevamo, è una competizione che ho creato tra due agenzie. Di puntare sempre sulle squadre che sono in, diciamo, più in forma rispetto al... Totomarket, tante prime scommesse, in onda su CTS e Azzurra Channel. Totomarket, sfida lo sport. Bentornati in studio. Dopo 6 votazioni sfavorevoli al governo, l'Assemblea regionale siciliana ha trovato un accordo sul bilancio. Pioggia d'oro per i precari. Decisivo un vertice tra i partiti di maggioranza. Se ne è occupato per noi Lorenzo Anfuso. Serviva un confronto, bisognava trovare un accordo che togliesse dallo scacco il governo, tenuto con la testa sott'acqua per ben 6 volte nell'arco della giornata di votazioni di ieri. Dal vertice di coalizione si è trovato il bandolo della matassa, che ha finito per sbloccare l'ingorgo all'Assemblea regionale siciliana. Pioggia di contributi ed emendamenti ad hoc, in primis per comuni e province, ai quali saranno destinati 140 milioni di euro. Chiaro su quale ambito si fosse verificato l'intoppo che, come al solito, ha riguardato un'ampia fascia di elettorato. 220 milioni per i precari degli enti locali, 245 per i forestali, settore recentemente colpito dalle indagini interne del Ministero per la presenza nei suoi ranghi di persone condannate per mafia, violenza su minori e per piromania. Ossigeno anche per i teatri, enti parco e addirittura per i PIP, sui quali è stato raggiunto anche un altro importante accordo. Una norma, passata ieri, renderà più difficile l'espulsione per i PIP benestanti, che potranno sì superare i 20.000 euro di reddito personale per ricevere l'indennizzo, ma non i 40.000 familiari. 80 milioni per i cantieri di lavoro, specie per la raccolta differenziata porta a porta, e 700.000 euro saranno destinati alla realizzazione di interventi sul dissesto idrogeologico. Infine trema anche il comune di Palermo, che rischia di doversi adeguare per le ZTL alle regole volute dall'ARSE. Tariffe agevolate per residenti, riduzioni per veicoli meno inquinanti, accesso gratuito alle zone limitate per i disabili e misure volte ad incentivare il trasporto pubblico in quelle zone. Al Consiglio Comunale palermitano di un regolamento in merito non si ha al momento neanche percezione, dunque i tempi sembrano destinati a slittare. Approvato il bilancio, adesso si passerà alla finanziaria. Pioggia d'oro che non riguarda solo i bacini elettorali precari dell'isola, ma a quanto pare anche chi si cura direttamente dello stato di salute degli abitanti di Palazzo dei Normanni. Aumentato ulteriormente lo stipendio dei 2 medici in servizio alla Guardia Medica dell'ARS, Augusto D'Ancona e Francesco Mangiameli, che grazie ad un decreto firmato personalmente dal presidente ARS Giovanni Ardizzone passano dagli 84.000 euro lordi del 2014 ai 168.000 euro l'anno, ossia 8.000 euro in più netti al mese. Cifre che fanno impallidire ad esempio le retribuzioni di diversi primari dei maggiori ospedali del capoluogo. I deputati ARS difendono i propri medici, definendo la Guardia Medica una struttura utile, che lavora anche nelle ore serali, a disposizione anche dei turisti della Cappella Palatina.
E voltiamo pagina, si sono riuniti questa mattina davanti la sede dell'ARS e davanti l'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione di Viale Regione Siciliana a Palermo contro la decisione dei deputati di bloccare il turnover all'interno dei 4 comparti. Operai e operatori della formazione professionale chiedono risposte certe sul futuro del settore. Vediamo. Presidio degli operai della forestale davanti l'ARS e degli operatori della formazione professionale davanti l'assessorato regionale all'istruzione e alla formazione di Viale Regione Siciliana a Palermo. La protesta degli operai della forestale nasce dalla decisione dei deputati di bloccare il turnover all'interno dei 4 comparti. Questo porterebbe a un risparmio di 5 milioni di euro, ma secondo Giuseppe Fiore del sindacato SIFUS, noi siamo i precari più anziani della regione siciliana, ha detto, ma siamo senza speranza di migliorare le nostre prospettive lavorative. Per coprire i 5 milioni gli operai della forestale fanno delle controproposte. Attualmente per la redazione delle buste paga dei forestali viene impiegata una ditta appaltante con un costo di 2 milioni di euro. Questa spesa potrebbe rientrare se gli operai forestali venissero utilizzati per la redazione delle buste paga. Lo stesso per i lavori di manutenzione dei macchinari in uso agli operai della forestale. Per ora ci sono officine meccaniche che hanno l'appalto per la manutenzione dei mezzi e anche questa spesa potrebbe rientrare se gli stessi operai qualificati si occupassero della manutenzione dei loro mezzi con un risparmio di almeno 1 milione di euro. Mentre gli operatori della formazione continuano la loro protesta davanti l'assessorato, gli operatori che aderiscono ai CODAS chiedono risposte certe sul futuro di settore. In particolare chiedono soluzioni per tutti i lavoratori di quegli enti che sono falliti negli ultimi anni. Un esempio su tutti sono i 500 operatori della formazione che lavoravano nello IAL, ente che adesso è fallito. Il giurista romano Saverio Ruperto è stato nominato commissario giudiziario della Tecnis per far fronte alla crisi del colosso Etneo. Intanto i dipendenti annunciano la fine dello sciopero. Nei prossimi giorni previsto l'incontro al Mise. Vediamo. La bufera Tecnis potrebbe placarsi. I lavoratori annunciano di voler sospendere lo sciopero in seguito alla nomina del giurista romano Saverio Ruperto a commissario giudiziario. Si aprono nuovi scenari per il colosso che rischiava di travolgere i lavori per la realizzazione dell'anello ferroviario di Palermo e paralizzare la città con dei cantieri fantasma. Intanto si sta provvedendo a far luce sulle infiltrazioni mafiose all'interno dell'azienda, dopo il sequestro di quote e azioni per alcuni presunti collegamenti tra il gruppo imprenditoriale e Cosa Nostra. Al termine di una videoconferenza in tutti i cantieri italiani Tecnis, Ruperto ha dato rassicurazioni sul futuro. Tempestiva la risposta dei dipendenti che hanno voluto dare un segnale forte annunciando il ritorno al lavoro sin da subito. Venerdì ci sarà un incontro al Mise e i sindacati chiederanno garanzie sulle retribuzioni ai lavoratori. Non possiamo tollerare che Palermo torni ad essere la città delle incompiute, ha dichiarato Marco Frasca Polara, presidente dell'ottava circoscrizione di Palermo. Nei giorni scorsi il comune aveva inviato una lettera a RFI e Italfer chiedendo di verificare i ritardi, pianificare il recupero e, se necessario, provvedendo con la risoluzione del contratto. Eventualità che comporterebbe l'imminente riapertura al traffico di via Amari, Lazio e Sicilia, oggi impercorribili. È una grossa quantità di terra franata sulla linea ferroviaria Agrigento-Fiume Torto, costringendo le ferrovie alla sospensione del servizio fra Rocca Palumba e Lercara. Sul posto alcune squadre di operai inviate da RFI per ripristinare le condizioni di efficienza e sicurezza dell'infrastruttura. La fine dei lavori è prevista per domenica 28 febbraio. Per garantire il servizio agli utenti l'offerta commerciale è stata riprogrammata con l'attivazione di servizi sostitutivi, con autobus per i tratti interessati. E continuano invece i lavori sul viadotto Favara all'altezza dello svincolo di Villabate sull'autostrada Palermo-Catania. Il cantiere ANAS è stato trasferito sull'altro lato della carreggiata in direzione di Palermo. Gli automobilisti avranno a disposizione due corsie, una che permetterà di uscire dal capoluogo e una per chi invece dovrà arrivarci. Vediamo. Ancora lavori sul viadotto Favara all'altezza dello svincolo di Villabate dell'autostrada Palermo-Catania. Il cantiere dell'ANAS è stato trasferito sull'altro lato della carreggiata in direzione di Palermo. Da ieri pomeriggio dunque tutto il traffico nei due sensi di marcia è stato deviato sulla carreggiata in direzione di Catania. Gli automobilisti avranno a disposizione due corsie, una permetterà di uscire da Palermo e di dirigersi verso Catania e l'altra verrà usata da chi deve entrare in città. Una terza dovrà essere solo utilizzata come corsia di emergenza.
emergenza per evitare lunghe code agli automobilisti che provengono dalla strada statale 121. È consigliato di non immettersi in autostrada ma di accedere a Palermo dirigendosi allo svincolo di Villa Abate su via Messina Montagne, altrimenti si consiglia di percorrere la strada statale 113 su via Messina Marine. L'ANAS raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione nel traffico in tempo reale è consultabile sul sito stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e tablet grazie all'applicazione Vai ANAS Plus, disponibile gratuitamente. I lavori dell'ANAS sono partiti il 9 novembre 2015 sulla Palermo-Catania per sistemare il viadotto Favara che si trova poco prima di Villa Abate. I lavori hanno avuto un impatto complessivo di oltre 1.410.000 euro e sono serviti per il rifacimento delle solette del viadotto, dei giunti di dilatazione e della impermeabilizzazione ed il completo rifacimento della pavimentazione. Dopo la pausa natalizia i lavori sono ripresi il 13 gennaio e si dovrebbero concludere a fine marzo. E ci fermiamo adesso per una breve pausa, rientro lo sport, restate con noi. Vi aspetto con Status, l'approfondimento della nostra testata giornalistica, ogni giorno alle 7.30 e alle 14.30 su CTS per parlare di cronaca, politica, economia, fatti del giorno, casi del giorno che tratteremo nel corso di questo appuntamento, 30 minuti per stare insieme, 30 minuti per cercare di saperne un po' di più. gtsnotizie.it, il giornale online che unisce l'informazione dei quotidiani a quella televisiva. Notizie e aggiornamenti in tempo reale, video rubriche, programmi TV on demand gratuiti, intrattenimento, sport e tanto altro. Vieni a scoprirlo su gtsnotizie.it. Non solo un quotidiano online. Ben ritrovati amici stellari, vi aspetto tutti i giorni su questa emittente con l'oroscopo, segno per segno. Non mancate. Oggi vi presentiamo qualcosa di veramente interessante. Vemacar, da più di 20 anni leader nel settore della vacanza itinerante, vi attende nella sua esposizione di via Ammiraglio Fersano 29 a Palermo. Vemacar, vendita, officina, ricambi e store. Vemacar, comunicare per emozionare. Vemacar, per viaggiare verso i tuoi sogni. Vemacar, l'isola che c'è. Crediamo che il divertimento sia appena iniziato. Vemacar, perché il camper sia sempre un piacere. Vieni a trovarci in via Ammiraglio Fersano 29 a Palermo. Centro Batterie e Marmitte Chiavetta, sconti del 50% su marmitte con installazione gratuita e offerte vantaggiose su batterie di tutte le marche per moto e imbarcazioni. Batteria 50 A con garanzia a 25 euro, da 65 A 45 euro, da 80 A 51 euro. 4 litri d'olio, 10 W40, filtro olio, filtro aria, tutto a 50 euro, sostituzione inclusa. Centro Batterie e Marmitte Chiavetta, rivendita autoricambi, officina meccanica, effetto a cambio olio, sostituzione pastiglie freni e ammortizzatori a vista. Consegna a domicilio e orario continuato. Centro Batterie e Marmitte Chiavetta, il massimo per la tua auto, in via Galileo Galilei 94 a Palermo. Tennis Club Valle Iato. Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Valle Iato, il circoletto. A Partinico, in contrada Timpanella. E siamo al calcio. Il Palermo di Beppe Iachini prosegue nella preparazione della sfida con il Bologna. La sconfitta con la Roma sembra aver lasciato delle scorie, soprattutto psicologiche. Ecco perché il tecnico rosanero pensa ad un ritorno dal primo minuto per Maresca. Vediamo.
Ripresa ieri pomeriggio a Bocca di Falco la preparazione del Palermo in vista della sfida contro il Bologna dopo la brutta gara giocata allo Stadio Olimpico contro la Roma e persa per 5-0. La squadra rosanero ha alternato esercizi di carattere atletico e partite a tema in campo ridotto. L'allenamento si è chiuso con una sfida a metà campo. Stefano Sorrentino e Lazar si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti. Il portiere non ci sarà. Lazar potrebbe invece recuperare ed essere a disposizione per la delicata partita contro i Felsinei. Giuseppe Pezzella ha svolto un allenamento differenziato programmato. Per lui comunque non ci sono problemi. Assente Edoardo Goldaniga per il lutto che lo ha colpito qualche giorno fa dopo la scomparsa del padre. Una brutta notizia però scosso ancora una volta l'ambiente losanero. È infatti scomparsa la madre del tecnico Giuseppe Iachini. Il tecnico marchigiano quindi non dirigerà l'allenamento di oggi. Il Palermo spera di recuperare Lazar per la gara contro il Bologna. Il marocchino ne avrebbe ancora per una settimana, ma come dicevamo potrebbe bruciare le tappe e cercare appunto di essere a disposizione. Si vedrà. Difficile invece il recupero di Sorrentino contro i Felsinei. A meno di improvvisi miglioramenti toccherà di nuovo ad Alastra. Da valutare invece le condizioni di Vasquez, uscito un po' malconcio dal match dell'Olimpico. El Miudo però dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Beppe Iachini. Ed in Serie B il Trapani di Cosmi si gode ancora la bella e salutare vittoria di Perugia. Torregrossa e Coronado, i match winner Granata, parlano al sito ufficiale. Ascoltiamoli. Il Trapani si gode ancora la bella vittoria di Perugia, una vittoria che dà uno slancio importante ai Granata in vista delle prossime partite di campionato. Torregrossa e Coronado, i match winner, parlano al sito ufficiale Granata. È qualche mese che sogno di rientrare facendo gol, di riuscire a dare una mano alla squadra. Sono mancato molto quest'anno, questo mi dispiace, però spero da qui in avanti di dare il mio contributo per il nostro obiettivo e chiedo scusa ai miei compagni di non aver chiuso sul 3-0 la partita, però sono contento che sia finita con questa bellissima vittoria. Più che i gol spero che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi prima possibile per poi magari pensare di fare un campionato più che tranquillo, ma magari pensare anche a qualcos'altro. Abbiamo fatto una grande partita su un campo difficile contro una squadra importante. Cerchiamo di continuare così. Abbiamo preparato benissimo questa partita, sono molto contento per il gol e molto più contento per i 3 punti che abbiamo portato a casa per i nostri tifosi. No, è anche giusto, non stavo giocando la mia migliore partita, ho sbagliato un po' di palloni, però il mister mi conosce, mi dà libertà, mi dà una grande mano dentro e fuori di campo. E sono molto contento di aver fatto questo gol. E questo era l'ultimo servizio. Vi lasciamo adesso tutte le notizie dall'Italia, dal mondo e al meteo. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è alle prossime edizioni. Entro 2 mesi otterrò la nomination, ne è certo Donald Trump, che conquista la 3ª vittoria consecutiva nelle primarie repubblicane per la candidatura alla Casa Bianca. Il miliardario newyorkese si è aggiudicato anche i caucus in Nevada con circa il 45%, doppiando i voti dei suoi inseguitori Marco Rubio e Ted Cruz. Trump ha quindi ribadito alcuni dei temi più contrastati del suo programma: manterremo Guantanamo e costruiremo il muro con il Messico. La politica italiana con le unioni civili. C'è attesa per conoscere il maxiemendamento al DDL Cirinna, su cui il governo chiederà la fiducia in Senato. Alfano soddisfatto per lo stralcio della stepchild adoption, chiede però altri ritocchi per evitare equiparazioni tra unioni civili e matrimonio. Tensioni nella minoranza Dem, che teme ulteriori stravolgimenti della legge. Apertura in ribasso oggi per le principali borse europee, contiene le perdite Piazza Affari che cede nelle prime battute qualche decimo di punto, a trascinare in giù i listini gli energetici sulla scia del nuovo calo del prezzo del petrolio. Blitz antimafia nel Catanese, in manette 14 persone appartenenti al clan Assinnata di Paternò legato ai Santa Paola. Le accuse: associazione di tipo mafioso, estorsione e traffico di droga. Tra i destinatari dei provvedimenti anche il boss detenuto a cui era stato rivolto un inchino reverenziale durante la processione di Santa Barbara il 3 dicembre scorso. Pallanuoto, impresa del 7 Rosa in World League. Le azzurre hanno sconfitto 10-7 l'Ungheria campione d'Europa. Adesso l'obiettivo è la qualificazione olimpica al torneo di Guden in Olanda, in programma dal 21 al 28 marzo. In palio ci sono 4 posti per i giochi di Rio.
L'augurio di una buona giornata a tutti gli italiani che si affidano a ilmeteo.it. Previsioni per giovedì 25 febbraio. Tempo in peggioramento dalla Sardegna verso il centro con temporali, più asciutto invece altrove. Ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it. Al nord il cielo sarà piuttosto nuvoloso su tutte le regioni, ma generalmente asciutto, nevicate in Valle d'Aosta. Spostiamoci al centro, peggiora dalla Sardegna verso la Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio con piogge, temporali sull'isola e poi anche in Umbria, più asciutto invece altrove. Raggiungiamo il sud, cielo sereno su gran parte delle regioni, dal pomeriggio sera però peggiora in Campania con l'arrivo di piogge anche moderate o localmente forti. I venti saranno deboli e prevalenti dai quadranti meridionali, da nord-est sull'alto Adriatico. Neve che sarà debole sui confini alpini sopra i 900-1000 metri. Temperature. Minime in rialzo su tutte le regioni, specie al nord. I valori saranno compresi tra 1 e 10 gradi. Durante il giorno invece prevediamo 6-12 gradi al nord, 11-15 gradi al centro e fino a 18-20 gradi al sud. Ilmeteo.it vi augura un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.